questa sera alla vostra attenzione è quanto mai importante, l'argomento dell'occultismo. Credo che l'occultismo sia la vera religione di Satana, ciò che più si oppone al vero Dio e alla vera religione, ciò che si oppone di più all'uomo con le sue aspirazioni spirituali, la sua razionalità, ciò che lo spinge a studiare, a ricercare le spiegazioni di tutto e, se vogliamo chiamare l'occultismo col termine dell'Antico Testamento, che sostanzialmente corrisponde, dovremmo dire, l'idolatria. Avete presente il popolo ebraico che continuamente abbandona Dio e si dà all'idolatria. Ecco, per renderci conto di queste affermazioni dobbiamo partire dai fondamenti della nostra fede, che è basata sulla rivelazione, il precetto fondamentale. Quando chiedono a Gesù qual è il principale comandamento e lui ripete subito le parole del Deuteronomio: ascolta Israele, ascolta, Shema si dice in ebraico, per cui questo brano è chiamato lo Shema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Ecco, è l'enunciato che sta alla base della nostra fede. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio di fronte a me. Esodo 20, vedete, è l'inizio del Decalogo, è il grande inizio che precede l'esplosione poi della rivelazione con l'incarnazione di Cristo, unico Salvatore, unico Maestro. Togliete Dio e il mondo si riempirà di idoli. Non è solo l'osservazione di un grande scrittore contemporaneo, ma risponde alla constatazione ricorrente in tutta la storia, in tutta la storia umana, e noi la tocchiamo con mano oggi più che mai, che si è voluto creare un mondo senza Dio. Il curato d'Ars esprimeva in altre parole lo stesso concetto quando diceva: togliete il parroco da una parrocchia e in meno di 10 anni si adoreranno le bestie. Lui abitava in una parrocchia di campagna, tutti avevano la stalla con le bestie, ecco, si adoreranno le bestie. Amo rivolgermi al libro per eccellenza, la Bibbia, da cui viene l'istruzione che Dio dà all'uomo, e tutto l'Antico Testamento è la storia della fedeltà di Dio e della infedeltà del popolo di Israele. Ogni volta che il popolo ebraico volta le spalle a Dio, si abbandona all'idolatria, a falsità. È matematico che anche oggi, quando cala la fede, aumenta la superstizione e tutte le vie dell'occultismo, per cui il nostro mondo si è così allontanato da Dio che è immerso fino al collo nell'idolatria, nella superstizione, nell'occultismo, nelle cose false. Prendiamo, come la Bibbia prende in giro l'idolatria, ecco, l'uomo che con le sue mani costruisce un fantoccio o di legno o di metallo, anche magari d'argento o anche addirittura d'oro, gli fa gli occhi che non vedono, lo prende in giro la Bibbia, gli fa le orecchie che non ascoltano, gli fa il naso che non odora, gli fa la bocca che non parla, gli fa le mani che non toccano, gli fa i piedi che non camminano, e di fronte a sto pupazzo immobile che è frutto delle sue mani ci si inginocchia. Ecco, non è facile dare una definizione d'occultismo, io sono portato a portarne la portata, è la credenza all'esistenza di enti o forze occulte non sperimentabili sul piano della sensibilità, non controllabili col microscopio, con i metodi scientifici, attraverso cui si può dominare tutto per mezzo di pratiche particolari che si apprendono con la ricerca,
con l'iniziazione. Chi si dedica all'occultismo ritiene di acquistare conoscenze e poteri che gli altri non hanno e che sono fuori dalle leggi fisiche razionali. Lettura del pensiero, materializzazione di oggetti, conoscenza del futuro, influenze benefiche o malefiche su chi si vuole, dominio sulle forze naturali, contatto diretto con gli spiriti, quali spiriti erranti, anime di defunti o addirittura, perché no, con gli UFO, con gli extraterrestri. È chiaro qui il rifiuto della religione, di ciò che si insegna la fede, è il rifiuto della ragione, il rifiuto della ragione, perché si tratta di entità, di forze, di poteri che non solo non derivano da Dio, ma che la loro esistenza non è possibile registrarla con la scienza umana. Rifiuto totale della ragione, perché si tratta di esseri di poteri totalmente fuori a ogni possibile studio e controllo razionale. E si vede, vedete subito il diretto rapporto con la magia, la divinazione, l'astrologia, lo spiritismo, il satanismo, certi aspetti della massoneria. Più ancora direi, l'occultismo è proprio il ceppo da cui ramificano tutti questi mali. È possibile cercare un'origine, un punto di partenza? I tentativi sono molti, non ci si arriva. Oggi si è di moda richiamarsi ad antiche pratiche orientali, quali a specie indiane o tibetane, oppure alla cabala israeliana, anche questa cos'è, non si sa. Altri preferiscono richiamarsi ad antichissime tradizioni andate perdute, e quindi andate perdute non si sa che cosa siano. Ecco l'esoterismo, ossia iniziazione, che mira a scoprire ciò che si nasconde dietro antiche tradizioni, miti, simboli, per impossessarsi di tali segreti. E i cultori dell'esoterismo affermano di scoprire anche i segreti delle piante, di certe pietre, di certi cristalli e via di questo passo. Anche l'occultismo vuole impadronirsi dei poteri nascosti dopo averne acquistato la conoscenza, oppure ci si lascia guidare da spiriti che non si sa che cosa siano. Oggi è di moda incontrare maghi, cartomanti, veggenti che dicono di valersi dell'aiuto di uno spirito guida, oppure di avere un defunto, magari un loro stretto parente, che suggerisce loro tutto. Cos'è? Non lo sanno. Non ne dicono il nome. Io mi raccomando, limitiamoci a seguire la guida dell'angelo custode e soprattutto alla guida dello Spirito Santo, che guida tutte le nostre azioni, è sempre in noi, l'abbiamo ricevuto nel battesimo e lo possiamo rinnovare, questa effusione di Spirito Santo, ogni volta che lo invochiamo. Gesù ci dice, lo Spirito Santo vede tutte le volte che lo si invoca. Ecco, l'occultismo è quindi la scoperta di forze segrete, di antichità, di entità per acquistare più ampi poteri. Aggiungo anche che i mass media in questo campo rendono un servizio pessimo. È un argomento che fa spettacolo, che fa soldi, e la gente persa alla religione è assetata di fanfaronate, è assetata di farsi ingannare, di farsi imbrogliare. Ecco, prima vediamo come difenderci dall'occultismo per poter, uso la frase di San Paolo, risplendere come astri in mezzo a una generazione perversa e degenere. Guardate come San Paolo tratta la generazione in cui viveva lui. E questa definizione si applica a tutti i tempi.
per cui ci raccomanda, per essere cristiani bisogna non vivere come gli altri. Io raccomando sempre, specie ai giovani, se volete vivere conformi a Gesù, dovete essere diversi. San Paolo insiste di non seguire le mode, di non seguire l'andazzo del mondo. Ecco, è facile, è diciamo facile un po' dare un'idea di cosa sia il cultismo, ma non è facile riassumere in punti chiavi come ci si difende dall'occultismo. E io ricorro alle parole del Papa e dico che ci sono tre punti chiave che ci insegnano come difenderci dall'occultismo. Primo, la nuova evangelizzazione. Secondo, l'informazione. Terzo, l'ascolto delle persone. Sono i tre punti chiave su cui amo fermarmi. Prima di tutto, la nuova evangelizzazione. Il Papa insiste continuamente, sia Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto, se l'occultismo nasce dal rinnegamento di Dio e dal rinnegamento della sua rivelazione, per schiavizzare l'uomo a entità del tutto ambigue, ecco che ci si libera dall'occultismo ritornando a Dio. Solo così crolla il castello delle superstizioni, della magia e via dicendo. Più volte mi è capitato di dire e di scrivere che il popolo italiano è un popolo di pagani battezzati, che vivono da pagani e di religione ne sanno quanto i pagani. Basta guardare la famiglia sfasciata, ad disonestà che regni in ogni settore, specie in tutti i settori del lavoro, al trionfo del divorzio, della morte, e qui lo sfascio della famiglia e lo sfascio della vita, la denatalità, aggiungo le chiese deserte. A questo punto lasciatemi dire una cattiveria. Io sono emiliano di Modena, avete tutti presente quello che è successo col terremoto nell'Emilia, quante chiese sono crollate. Ecco, vi dico la mia cattiveria, tante chiese che erano vuote, e mi sembra che il Signore dica: ve le ho fatte crollare perché le ricostruiate e le riempite. Le chiese sono per essere piene, non per essere vuote. Mi è piaciuto anche tanto quel fatto eroico, stupendo, di quel parroco che è corso per mettere in salvo la statua della Madonna. Guardate, l'ha messa in salvo completamente, non c'ha nessuna graffiatura, ma lui è morto perché gli è crollato addosso il tetto. Ecco, io ci vedo in questo lui che voleva mettere in salvo la Madonna, e la Madonna che è subito corsa a mettere in salvo lui e a portarselo in paradiso. Ma guardate che cosa bella, che cosa bella. Credo che si possa paragonare la nostra situazione a quello dell'impero romano della decadenza, quale viene descritto a tinte fosche da San Paolo nella lettera ai Romani, o viene narrato in maniera popolare e romanzesca da un romanzo storico famoso, il Quo Vadis, uno stato di decadenza che certamente non c'era ai tempi della Repubblica. Il filosofo Augusto del Noce ha scritto che la storia del mondo moderno è la storia dell'estendersi dell'ateismo. È vero, ed è incominciato col cosiddetto Rinascimento e col condannare il tempo del Medioevo come se fosse il tempo del buio. Il tempo del buio, il Medioevo. Il Medioevo è stata un'epoca stupenda, stupenda. È venuto da me un giorno un'equipe di televisione francese e quando gli ho detto che il Medioevo è stata un'epoca stupenda, mi hanno detto subito: no, è stata un'epoca di buio. Dico: davvero? Allora incominciate col buttar giù Notre Dame
e tutte le basiliche vostre, le basiliche stupende che ci sono anche in Francia, sono tutte sorte nel Medioevo. Pensate a tutta la cultura, sono stati i frati, specie i benedettini, oggi il giorno di San Benedetto, che hanno trascritto tutta la letteratura greca e romana, se no andava persa. Aristotele, Platone, Cicerone, andavano perso tutti gli scrittori. È l'epoca in cui lo studio ha avuto un grandissimo progresso. Pensate anche nella letteratura italiana, il posto che hanno i grandi trecentisti, Dante, Petrarca, un'epoca stupenda, con le sue ombre, perché tutte le epoche hanno le loro ombre, ma un'epoca di fede. È caduto lì, è incominciato l'epoca, il cammino verso l'ateismo, e poi c'è stato più tardi la rivoluzione francese, l'illuminismo, il razionalismo, e poi il colpo tremendo dato dal comunismo, che ha inculcato nelle masse popolari l'ateismo, ha insegnato l'ateismo e purtroppo ha attecchito, altro che, lasciatemelo dire che io sono di Modena, io vedo che la mia Emilia è ancora marxista, è ancora comunista, nonostante che il comunismo sia caduto a Mosca, però lì c'è ancora, perché? Perché c'è l'ateismo, si è lontani da Dio, la Madonna aveva predetto a Fatima il 13 luglio del 17, il famoso giorno dei messaggi, dei tre segreti, prima ancora che ci fosse la rivoluzione bolscevica, che è arrivata poi alla fine del mese, è arrivata dopo, ma prima c'è stata Fatima. La Madonna ha detto: la Russia spargerà nel mondo i suoi errori, suscitando guerre e persecuzione alla Chiesa. A Mosca, fino al 1990, presso l'università, c'era l'Istituto Superiore dell'Ateismo, per formare i quadri del partito, e si insegnava il metodo che bisognava seguire per distruggere la fede in una nazione religiosa, qualunque fede, qualunque tipo di religione. In varie città della Russia c'erano i musei dell'ateismo, sempre collocati in chiese dissacrate, ed erano gli unici musei con l'ingresso gratis. Che volete? Dall'ateismo si passa infallibilmente alla superstizione, all'idolatria, all'occultismo esoterico. Il grande ceppo da cui germogliano magia, divinazione, culti orientali, satanismo, sette, non si scappa. Oh Dio, Satana, Gesù è chiarissimo quando afferma, guardate che questa affermazione molte, troppe volte non viene ripetuta e non viene quasi saputa, quando Gesù dice: chi non è con me è contro di me, o si è con me o si è con Satana. E come se n'è ricordato nella preghiera del Padre Nostro, questa sublime preghiera che è un po' una sintesi di tutta la fede, non è soltanto una preghiera. Le ultime due invocazioni, ma sono contro Satana, non fa che non cadiamo in tentazione, hanno cercato di correggere, non è ancora entrata nell'uso, ma sappiamo che l'espressione non ci indurre in tentazione è sbagliata. Ci dice chiaramente la Bibbia: Dio non tenta nessuno, perbacco, fa che non cadiamo, è Satana che ci tenta, vigilate e pregate, ci dice Gesù, per non entrare in tentazione. E l'ultima invocazione non hanno avuto il coraggio di rettificarla, perché si vergognano a nominare il demonio. Non ci indurre in tentazione, fa che non cadiamo in tentazione, ma liberaci dal maligno, liberaci da Satana.
lo chiarisce bene il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, non è il male in generale, è la persona di Satana. Guardate, il Padre nostro incomincia con un nome e termina con un altro nome, incomincia col nome Padre e Dio, termina con un nome Satana, Paradiso e Inferno. Ed è molto probabile che alla consacrazione satanica si siano dedicati vari capi storici del comunismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, altro che, si erano satanizzati fino al midollo. Certo, le cause sono molteplici. Quando il Papa nella lettera apostolica in preparazione al Giubileo del 2000 volle riassumere la situazione religiosa del nostro tempo, ha sottolineato quattro punti. Primo punto, primo sintomo, l'indifferenza religiosa. Alla gente non importa più niente di religione, se non come una vaga patina di nessuna efficacia. Ci sono tipiche espressioni che sentiamo continuamente ripetere: sono religioso ma a modo mio, ossia la penso come mi garba, non come dice Dio. Oppure credo ma non sono praticante. Oh. E che ci dice la Bibbia? La fede senza le opere è morta. Dio si giudica in base alle opere, in base alle opere. Credo ma non sono praticante, è un credo che non vale una cicca. Oppure, credo in Gesù Cristo ma non credo nei preti. Oggi se si può dire male dei preti, i giornali ci si buttano a pesce. Se poi si può dire male del Vaticano, cercano tutti i motivi, tutte le scuse. Ci potranno essere delle ombre. Io ho a che fare spesso con delle persone che quasi vorrebbero far coincidere la Chiesa con lo Stato del Vaticano e con l'economia tenuta dal Vaticano. Ma dico, ma guardate, la Chiesa è data soprattutto, io vedo la Chiesa, sì, c'è il Papa capo, grazie al cielo, ma è data dai sacerdoti, dai parroci, di cui Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. È data dai buoni cristiani che danno esempio, testimonianza, è data dai missionari, è data dalle opere di carità, è data da tutti quelli che fanno del bene, tutti quelli che fanno del bene, altro che fermarsi a qualche ombra che si possa venire dal Vaticano o da qualche persona. E vedete, non è quella la Chiesa, guardate la Chiesa nel suo complesso, nella sua realtà. Il secondo sintomo indicato dal Papa, lo smarrimento in campo etico, ossia in campo morale. Non esiste più una legge morale, non esistono più valori. E guardate, anche questo è stato un fatto interessantissimo. I cardinali si sono sempre radunati, il collegio cardinalizio, per nominare un nuovo Papa. Quando muore un Papa, morto un Papa, se ne fa un altro. Per la prima volta nella storia della Chiesa si è riuniti il collegio cardinalizio non per nominare un Papa, c'era già Giovanni Paolo II, ma per predisporre il programma in vista del 2000, in vista del nuovo millennio. E hanno parlato addirittura di notte etica, notte morale. La morale al giorno d'oggi è una notte. È un buio completo, un buio completo. Ecco perché Radio Maria ha dato una trasmissione non molto tempo fa, interessantissima, ritornando ai tempi dei due referendum, e ha messo in luce giustamente, li ho vissuti questi tempi, e molti di voi che mi ascoltano li hanno vissuti, quando c'è stato prima la legge del divorzio. Ma quanti cattolici e movimenti cattolici si sono schierati a favore del divorzio? Io ricordo un mio caro amico che è stato presidente della Gioventù Cattolica, Carlo Careto, monaco, seguace di Charles de Foucault, quando ha proclamato pubblicamente
io voto a favore del divorzio. E tutti i propagandisti comunisti, socialisti e via dicendo, andavano in giro sbandierando le parole di Carlo Caretto, di questo monaco. E così anche per l'aborto, per la legge del divorzio, ho un ricordo e ci tengo a ricordarlo perché lo merita veramente, l'unico che si è battuto con tutte le forze contro il divorzio è stato Fanfani. Andando in tutte le città, dappertutto, usando tutti i mezzi, non si sono occupati i cattolici e non si è neppure impegnato il clero, non si sono impegnati. E per l'aborto è stato un disastro, anche qui cattolici che hanno votato per l'aborto. Un terzo sintomo, quindi, crollo della morale. E per Bacco il divorzio col Vangelo che dice non divida l'uomo quello che Dio ha unito, l'aborto coi comandamenti, quinto comandamento, non uccidere. Il terzo sintomo che ci dice Giovanni Paolo II, gli indirizzi teologici errati. Oh, purtroppo, quante cose sono state scritte e insegnate da teologi e biblisti svitati. Già ho parlato di vari biblisti che dicevano il linguaggio di Gesù era conforme alla mentalità del tempo, quindi i suoi esorcismi non erano esorcismi, si esprimono così perché era così la mentalità dell'epoca. Ma che vadano a imparare il Vangelo, ve l'ho già detto, che è uno di questi professori di Sacra Scrittura, ho detto non andare al Pontificio Istituto Biblico, che ha avuto i suoi sbandamenti, vai da tua madre a farti spiegare il Vangelo, vai da tua madre che te lo spiega come è scritto. Ecco, faccio un esempio. Quando ho incontrato persone abituate alla confessione frequente, che poi sono passate a una pericolosa trascuratezza, quasi sempre mi sono sentito dire che avevano incontrato un sacerdote che aveva detto loro, ma non è importante confessarsi così spesso, basta confessarsi quando c'è un peccato mortale. Ho visto teologi biblisti, e dietro loro anche vescovi e preti, che non credono più all'azione del demonio, agli esorcismi. Lo pensano un ritorno al Medioevo, che non credono più all'angelo. Ecco quello che dico io, lo sbandamento del clero è stato pauroso e purtroppo si è ripercosso sul popolo, perché era famoso quel detto, ogni popolazione ha i preti che si meritano. Si diceva così una volta, perché dobbiamo tener conto anche dell'ambiente in cui il clero si è trovato. Ha fatto tanto epoca, tanto rumore il fatto di aver trovato alcuni sacerdoti pedofili. Cosa orrenda, d'accordo? Gesù ha una parola unica. Chi scandalizza uno di questi piccoli è meglio che gli sia messo al collo una pietra e venga buttato in fondo al mare. Addirittura dice questo, l'uccisione di coloro che fanno scandalo i bambini. Però guardate, non c'è proporzione tra quanto era ed è diffusa purtroppo la pedofilia in mezzo alle popolazioni, specie nelle famiglie. Quarto punto, sottolineato dal Papa, la crisi di obbedienza al magistero della Chiesa. Anche questo purtroppo c'è stato e c'è, e allora non posso non ricordare la famosa terzina di Dante: avete il Vecchio e il Nuovo Testamento, avete la Bibbia, e il pastore della Chiesa che vi guida è il Papa. Abbiamo avuto una serie di papi straordinari, ed è straordinario anche questo vivente. Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento, il pastore della Chiesa che vi guida
questo vi basti a vostro salvamento. Volete essere salvi? Credete alla Bibbia e credete al Papa. Ecco, allora siete salvi. Siete salvi. Perché poi capita che quando non si ubbidisce al magistero della Chiesa, infallibilmente si obbedisce ad altri magisteri, a quello dei giornali, della televisione, di internet, o dei teologi magari di punta che vogliono fargli originali, o alle visioni di cosiddetti veggenti che non hanno niente di veggente, o si crede ai guru o ad altre fede e si abbandona il cristianesimo, per abbracciare altre religioni. Per farsi musulmani, vai, guarda Maometto che tipo era, quando davanti ai suoi occhi ha fatto tagliare la testa a 700 ebrei, e quando ha preso la moglie di un suo figlio e se l'è tenuta, e Dio gli ha detto, dice lui, hai fatto bene. Guardate che roba, ma pensate, sì, il Corano insegna la guerra santa. O ti fai maomettano o t'ammazzo. Questo. Poi ci saranno anche tanti maomettani che sono onesti, che non sono violenti. Però, la radice è quella. Secondo punto. L'informazione. Questo primo punto l'ho svolto un po' alla grande, ma impegnato più degli altri. Però ne valeva la pena. Questo primo punto, la necessità della nuova evangelizzazione e i quattro sintomi della società nostra sottolineati da Giovanni Paolo II. Primo, l'indifferenza religiosa. Secondo, lo smarrimento in campo morale. Terzo, gli indirizzi teologici sbagliati. Errori sparsi. Quarto, la crisi di obbedienza al magistero della Chiesa. Secondo punto, dopo questo che riguarda la nuova evangelizzazione, l'informazione è il secondo mezzo che indico come difesa dall'occultismo, la retta informazione. Non si può insegnare quello che non si sa. Se nei seminari non si parla più del diavolo e di esorcismi, ecco che allora abbiamo i preti che escono dal seminario che non credono né al diavolo né agli esorcismi, non ci credono, e siccome i vescovi non vengono scelti dai cavoli, ma vengono scelti dal clero, anche loro in partenza non ci credono, e devono fare lo sforzo per credere a cose che non hanno mai viste, e di cui non hanno mai sentito parlare. Una volta in seminario si studiava la teologia spirituale, prendete anche i vecchi testi del Tancredi, che è il più famoso, del Marin Royo, sempre parlano delle sedute dei demoni e degli esorcismi, come spesso educando il clero, quel grande pastore che è stato Santo Alfonso de Liguori, ma come parlava del Satana e degli esorcismi e dei pericoli, che ci si casca se uno non conosce i pericoli, se uno non è informato, ci casca. Ma quante persone, io ho seduto per esempio sedute di studenti, ma vere e proprie sedute spiritiche, lo chiamano il gioco del bicchierino o il gioco della moneta. E tanti, mi è capitato anche qui in una scuola di Roma ad andarci, e hanno alzato la mano quelli, la maggioranza, che avevano già fatto questo durante l'ora di religione, sotto lo sguardo compiaciuto del prete insegnante di religione che non capiva niente di queste cose. Non capiva niente. Non meraviglia se libri in cui si riferiscono a interrogazione dei defunti vengono pubblicati con la raccomandazione iniziale di eminenti sacerdoti.
ecco, ti insegnano a parlare con i defunti. Ti ricordo una volta che qui a Radio Maria ho avuto a che fare con una donna, con una madre che diceva: mio figlio è morto 20 anni, ma l'unico mio sostegno è che tutte le sere parlo con lui attraverso la scrittura, parlo con lui attraverso la scrittura. Dico, ma senta, se si vuole accontentare di fumo, di falsità, ed è questo che la tiene in piedi, lei proprio mi fa compassione, mi fa compassione. Poi, terzo punto, l'ascolto delle persone, anche qui è un punto chiave. È un punto chiave, un mezzo fondamentale per difendersi dal demonio e da tutte le filiazioni del demonio. L'occultismo è tutta una filiazione del demonio. La gente ha dei problemi, dei dubbi, delle sofferenze, ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno di essere consigliata. Ecco, io vi ripeto le parole di un carissimo amico mio, Monsignor Andrea Gemma, autore del libro Io Vescovo Esorcista, uno dei pochissimi vescovi al mondo che ancora adesso, nonostante l'età, fanno esorcismi. Nella sua lettera pastorale del 29 giugno del 92, quando era vescovo di Isernia, in cui istruisce i gruppi di preghiere di liberazione, scrive: credo che faccia parte del ministero sacerdotale ascoltare tutti i fedeli con pazienza grande. Tutto deve essere sottoposto a sano discernimento da parte dei pastori, ma mai un'anima in pena, magari inconsapevolmente vessata dal maligno. Non è forse il suo mestiere? Può essere trattata con superficialità, minimizzando i suoi problemi o, peggio, rifiutando di ascoltarla. Non faceva così Gesù. E continua con un'osservazione che è veramente tremenda, ma guardate, è importante, perché è quanto mai reale. Non sanno i ministri sacri che proprio la loro indifferenza, e aggiungo la loro ignoranza in questo settore, un'ignoranza grandissima, costringe spesso i semplici e sprovveduti a ricorrere a maghi, fattucchiere, aggiungiamoci pure cartomanti e via di seguito, o ad altre pratiche aberranti che sono, ahimè, lo strumento privilegiato per l'intervento del demonio e il suo trionfo. Non stancatevi di tenerne lontani i nostri fedeli. Oh, quando scrissi il mio primo libro, un esorcista racconta che ho avuto il grande piacere di vederlo subito commentato qui a Radio Maria, addirittura da Padre Livio, e poi ha invitato me, e sono 20 anni che io parlo a Radio Maria, per cui vi dicevo già l'altra volta, è uscito un libro che cerca di riassumere i 20 anni di cose che ho detto, intitolato Don Amort a Radio Maria, dell'edizione Salon. Ecco, tocchiamo un punto chiave che sta alla base del diffondersi dell'occultismo in tutte le sue forme. L'offerta c'è, le reclame dei giornali, della televisione, dei mass media in generale, è quanto mai ampia, come abbiamo visto altra volta. Un calcolo che si è fatto in Italia da una specialista che per arrivare a questa conclusione, l'ho interrogata io, mi diceva: ci ho impiegato 4 anni di studi, specialista in statistiche. Oltre 12 milioni di italiani frequentano questi imbroglioni o satanisti. Non solo, c'è l'offerta dell'ascolto, di interessamento da parte di altri gruppi religiosi, di sette, di organizzazioni equivoche.
non esito a dire che se perdiamo la battaglia dell'ascolto personale, perdiamo la battaglia dell'evangelizzazione. Non conosco e non credo che esistano alternative. Notate però, questa battaglia dell'ascolto personale e dell'istruzione, voi capite, non può essere svolta a sufficienza soltanto da parte del clero. Occorre anche che ci siano laici preparati, che siano veramente dei testimoni della verità, che siano veramente informati. Oggi purtroppo i genitori non educano più, quasi più i figli, molte volte lavora lui, la vita lavora lei, i figli sono allo sbando, quei pochi figli che ci sono allo sbando, sono allo sbando. Com'è importante informare le persone, parlare, ascoltare e istruire, ascoltare e istruire. Se non c'è questo, e guardate, Radio Maria sta anche dando lo spazio una volta al mese a un caro sacerdote, amico mio, scusate se ve lo dico, che a Roma ha istituito per primo la chiesa a Sant'Anastasio con l'adorazione perpetua, eucaristica, giorno e notte, e poi altre quattro chiese intorno a Roma hanno già l'adorazione perpetua giorno e notte, e poi lui va in giro e una volta al mese parla a Radio Maria e dice queste sue esperienze interessantissime, va in giro per l'Italia, anche all'estero, c'è già più di 50 parrocchie in cui ha convinto e si sono avviati all'adorazione eucaristica. Gesù attira. E guardate, la cosa che mi ha più colpito in questi interventi è le scoperte che stanno facendo i preti. Stanno scoprendo che se invece di fare tante cose stanno davanti al Santissimo, disponibili per la confessione, disponibili per dare consiglio, ottengono molto di più che a fare altre attività. Guardate, è il segreto di riuscita del santo curato d'Ars. Avevo una parrocchia che era una parrocchia proprio completamente sbandata e l'ha trasformata, in che modo? In ginocchio e in confessionale. È così che ha trasformato la sua parrocchia. Anche per i preti è una scoperta essere disponibili, e si meravigliano che quando si inizia l'adorazione eucaristica vengono tante persone che in chiesa non mettevano mai i piedi. Ma Gesù l'ha detto, quando sarò innalzato attirerò tutti a me, è lui che attira le anime. E mi fa tanto piacere quando nella mia Emilia, nella mia provincia di Modena, ho sentito in particolare di un parroco che ha innalzato una grande tenda e ci ha istituito l'adorazione continua, ed è sempre piena questa tenda di gente che va a pregare, qualche volta non tutti i mali vengono per nuocere. E ci sono qua alcuni parroci che mi hanno detto, con questa disgrazia del terremoto sono diventato il centro della mia parrocchia, ormai i miei parrocchiani mi erano lontani, adesso no, mi sono vicini, sembra proprio che io sia il centro della parrocchia, il centro della ricostruzione, il centro della speranza, di quella speranza che Papa Benedetto, andando nella sua visita ai terremotati, ha così fortemente risvegliato. Ecco, i tre grandi rimedi all'occultismo: la nuova evangelizzazione, l'informazione, l'ascolto personale. Ecco che il secondo millennio, il 2000, prenda in consegna
questi due importanti documenti che sono importantissimi per la nuova evangelizzazione. Uno, i documenti del Vaticano II. Guardate, il Vaticano II ha cercato proprio di ripresentare Gesù Cristo e la Chiesa in maniera conforme alle esigenze del nostro mondo, in maniera da essere capita e valutata. Poi un secondo documento più semplice alla portata di tutti, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Guardate, io accenno a questi due documenti, perché uno non si fa l'informazione, non si fa la formazione attraverso televisione, internet, attraverso i giornali. Uno deve avere il coraggio di studiare, fondamentale, la Sacra Scrittura, è logico. Ecco, come difendersi dall'occultismo? Il francese e l'alemán, un studioso, grande studioso dell'occultismo, non esita ad affermare che oggi i cultori dell'occultismo sono più numerosi di coloro che adorano il vero Dio. È un'affermazione pesante, ma a mio avviso è la diretta conseguenza dell'abbandono di Dio. Cala la fede e cresce la superstizione, non c'è dubbio. Chi non è con me è contro di me, non sei con Gesù Cristo, sei con Satana. E coloro che non credono all'esistenza del demonio, il demonio, quelli lì, se li tiene tutti in saccoccia, perché lui è furbo, sta nascosto, non si fa vedere, non si fa sentire, ma altro che si agisce. E chi non crede in Dio, crede agli idoli. Per i battezzati, che valore ha l'essere cristiani se non si osservano più le leggi di Dio? E peggio ancora se ci si dà alle forme di occultismo. Ecco, vi ringrazio e adesso, dopo un piccolo stacco musicale, lasciamo il tempo per le vostre domande che, come sempre, completano, integrano e magari rettificano la mia esposizione. Grazie.